La Cisco che ha. Ah, ok, perfetto. Inizia la registrazione. Esatto. Dicevo, allora, un ringraziamento sentito alla Cisco che ha deciso di accettare il nostro panel per questi cantieri. Un ringraziamento a tutti i partecipanti del panel, che tra breve presenterò molto, molto rapidamente. E un ringraziamento a tutti quelli che sono qui con noi oggi a partecipare a questa ora e mezza di un viaggio cinematografico nella storia della Guerra Fredda e soprattutto per cercare di capire attraverso il cinema il ruolo dell'Italia all'interno di questi contesti, come l'Italia si pone rispetto ad alcuni dei processi centrali dell'immediato dopoguerra e dell'inizio della Guerra Fredda. Il titolo del panel, per chi non se lo ricordasse, ma immagino che tutti i presenti più o meno ne abbiano conoscenza, è L'Italia al crocevia della guerra fredda cinematografica, per una storia internazionale del cinema italiano nel dopoguerra, tra processi locali e dinamiche, tra processi globali e dinamiche locali. Molto brevemente, è chiaro che contestualizzare un tema così ampio all'interno oramai delle biblioteche che sono state scritte su questi argomenti è assolutamente un'impresa improba, se non impossibile. Qual è l'obiettivo che guida noi cinque, come dire, amanti di cinema e studiosi di cinema in una prospettiva però rigidamente storiografica, come dire, che ci guida all'interno di questo panel? È quello di cercare di coordinare quelle che sono le nuove e più recenti acquisizioni nel campo dello studio della Guerra Fredda. Ne cito due su tutte, nel senso che sarebbero tantissime, però la prima, che è già da diversi anni, che è abbastanza consolidata, cioè sul peso centrale e rilevante degli immaginari del ruolo della cultura e del modo di rappresentare e rappresentarsi dei diversi soggetti coinvolti all'interno del contesto della Guerra Fredda e come fattore rilevante proprio nella comprensione delle dinamiche stesse della Guerra Fredda. Diciamo che fino agli anni 80-90 lo studio di questo periodo storico era stato uno studio principalmente centrato su questioni di carattere diplomatico. Giustamente diplomatico, militare, di relazioni internazionali, di politiche interne, di rapporti economici. Però oramai, direi anche fortunatamente, sono già circa 20-30 anni che la dimensione culturale, che a nostro avviso, ma anche avviso di tutti quelli che ci hanno preceduto, è una dimensione indispensabile per comprendere le logiche, le dinamiche della guerra fredda, è salita alla ribalta. Quindi evidentemente il cinema come aspetto rilevante dell'industria culturale di massa nel secondo dopoguerra, come fattore di studio dei processi della guerra fredda. L'altro aspetto che però ci preme mettere in evidenza con questo focus sul contesto italiano deriva un po' dall'attenzione che soprattutto negli ultimi anni è stata data come dire, a quelli che fino a poco tempo fa erano considerati in un certo senso quasi, non dico delle comparse, però dei comprimari all'interno di uno scenario che aveva come protagonisti principali i due blocchi, cioè i due referenti per i due blocchi, cioè da un lato Washington e dall'altro Mosca. Gli studi recenti hanno allargato notevolmente non soltanto la dimensione geografica dello studio della Guerra Fredda, no? Non, mi sembra di ripetere cose abbastanza scontate, quindi vado un po' per sommi capi, no? Ma anche la dimensione proprio geografica, no? Per cui il contesto del sud-est asiatico, il contesto africano, cioè il contesto dell'America Latina, il ruolo di quelli che erano conosciuti come i junior partners, in un certo senso, del blocco americano o gli alleati facenti parte del patto di Varsavia, come dire, sono entrati a far parte di una, come dire, sono stati oggetto di un'attenzione crescente perché in realtà, come dire, protagonisti a tutti gli effetti di quei processi complessi che si dipanano a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo senso, appunto, noi vogliamo utilizzare l'Italia, l'industria cinematografica italiana, come un punto d'osservazione. Sicuramente non inedito, ma allo stesso tempo mi sento di dire molto poco studiato e molto poco approfondito, per cercare di capire come si situa l'Italia all'interno di alcuni dei processi e delle dinamiche più rilevanti nel contesto della guerra fredda. Mi taccio, a questo punto introduco semplicemente i partecipanti al panel, allora il sottoscritto, poi abbiamo Stefano Pisu che farà una relazione sostanzialmente sui rapporti cinematografici fra Unione Sovietica e pubblico italiano sostanzialmente, il mercato italiano nell'immediato dopoguerra. Poi abbiamo Gianmarco Mancosu che allargherà lo spettro al processo di decolonizzazione e a come l'industria cinematografica italiana si è posta rispetto al processo di decolonizzazione in atto negli anni 50 e 60. Poi sarà il turno di Gianluca Della Maggiore,
che ci parlerà, e questo è un aspetto altrettanto molto interessante, di come la Santa Sede si pone rispetto alle dinamiche internazionali e al ruolo che la Santa Sede riserva all'industria cinematografica come fattore rilevante nella sua politica all'interno dei blocchi. E per ultimo, ma non per questo meno importante, a Gabriele D'Ottavio, che farà un focus invece su come l'industria della comunicazione italiana, televisione e cinema, si pone rispetto al processo di unificazione europeo nel corso degli anni 50, quindi cioè nei primi passi del processo di unificazione europeo. Io mi sono lasciato per ultimo, parlerò invece del rapporto fra proprio come dire, la fase di rinascita iniziale dell'industria cinematografica italiana e quello che è il principale alleato, soprattutto negli anni a venire, del paese, dello Stato italiano, cioè che è Washington. Cioè cercherò di dimostrare come le logiche economiche, politiche ed ideologiche guidino, sostanzialmente la politica americana nei confronti della rinascita dell'industria cinematografica italiana. Detto questo, appunto, questa volta veramente mi taccio e passo la parola a Stefano Pisa. Grazie, mi sentite? Grazie, Maurizio, anch'io mi associo certamente ai ringraziamenti alla Cisco per aver accettato la nostra proposta di panel. Un ringraziamento a te come coordinatore e un ringraziamento naturalmente ai compagni di panel che interverranno quest'oggi e anche ad Alessia Cervini che ha accettato di fare da discussant. E io so, cerco di condividere la mia presentazione. Dovrebbe dall'inizio. Ok, spero insomma che abbiate avuto modo di dare uno sguardo almeno alla versione più lunga dell'intervento, che per ovvie ragioni di tempo sarò costretto a sintetizzare in modo netto per rimanere nei tempi che ci siamo stabiliti. Un intervento che, come dice il titolo, intende analizzare la diffusione del cinema sovietico in Italia nel secondo dopoguerra, quelli che sono anche gli anni che corrispondono nella storia dell'Unione Sovietica agli anni del cosiddetto secondo stalinismo, al di là delle sporadiche occasioni e anche di élite rappresentate dai festival del cinema, per esempio, che ho affrontato in altre ricerche precedenti. E ho scelto questo argomento perché mi pare un tema non secondario per comprendere il ruolo di quei film del cinema sovietico all'interno della guerra fredda cinematografica, della Cinematic Cold War, per riprendere la categoria storiografica e analitica coniata oramai 10 anni fa dall'importante volume di Tony Shaw e Dennis Youngblood, una guerra fredda cinematografica che naturalmente è da inserirsi nella più vasta lotta culturale per i cuori, così come si usava e come usa ancora la storiografia dire, per i cuori e per le menti sia delle elite intellettuali, ma anche delle masse popolari d'Europa e non solo nel secondo, appunto, dopoguerra e all'inizio, nella prima fase della guerra fredda. Le fonti per uno studio di questo tipo sono fonti che sia istituzionali, almeno quelle che finora ho utilizzato io, sono fonti sia istituzionali che private, provenienti fonti sia italiane che provenienti da archivi russi. Per comprendere meglio i dati e l'oggetto, insomma, dell'intervento di questi dell'arrivo o meno del cinema sovietico, dei film sovietici in Italia, a mio avviso occorre andare a monte di quel processo, ovvero almeno ricordare un tratto fondamentale dell'industria cinematografica sovietica negli anni, appunto, qui in esame, che, come dicevo, corrispondono agli anni del secondo stalinismo. Questo tratto fondamentale
è appunto la cosiddetta anemia o carestia cinematografica, in russo la malacartinia, ovvero una fase, quella che va dal 45 al 53, di scarsissima produzione lungometraggi a soggetto in Unione Sovietica, dovuta a una serie di fattori che per ragioni di tempo devo veramente elencare, stile lista della spesa, perché non abbiamo tempo per affrontarli, che vanno da elementi di carattere ideologico, quindi un rinnovo di una censura stringente sia nel cinema più in generale nel mondo culturale e artistico, a cui corrisponde anche un'autocensura dei cineasti. Poi ci sono altrettanto importanti questioni finanziarie, e poi anche un elemento non da poco, la posizione personale di Stalin per quanto riguarda appunto la produzione cinematografica, che dice apertamente che non occorre inseguire Hollywood dal punto di vista quantitativo, ma piuttosto cercare di aumentare punti di postazione cinematografica all'interno dello sterminato territorio sovietico e di aumentare il numero dei copie di film. Comunque, il risultato del mix di tutti questi fattori è quella che l'Unione Sovietica ha una posizione, entra nel secondo dopoguerra e poco dopo nella guerra fredda cinematografica, con una posizione assolutamente asimmetrica rispetto al competitor americano, di partenza per delle scelte appunto già di per sé di carattere quantitativo. La fonte che è principale, che ho utilizzato per esaminare e vedere, cercare di verificare la presenza di cinema sovietico in Italia nel periodo in questione, è la banca dati Italia-Taglia, banca dati che ci offre informazioni importanti sulle commissioni di revisione di censura cinematografica, ma che quindi anche indirettamente ci può dare informazioni sui film per cui fu richiesto il visto di censura per essere ammessa alla proiezione pubblica, e sul numero di copie per cui veniva richiesta appunto il visto di censura, e poi vedere quei film che effettivamente furono fatti passare oppure bloccati totalmente o parzialmente. Perché questo è importante farlo? Innanzitutto per dare una dimensione quantitativa, e poi per capire quale fu il ruolo reale della censura, che dal 47 in poi è dominata da figure provenienti dalla Democrazia Cristiana, naturalmente dopo l'esclusione dei partiti del PC e del PSI dal governo nella primavera del 47. L'esito è che i film totali per cui fu richiesto il visto nel periodo in oggetto sembrerebbe essere quello di 173 film. Di questi ci sono tre prodotti proprio, quindi sia film a lungometraggi a soggetto, documentari e cinegiornali, vanno tutti in questa cifra. E l'aspetto interessante è che di questi 173 film sono soltanto 8 i film che non ottengono proprio il visto, che vengono proprio respinti dalle commissioni di censura, ovvero circa il meno del 5%. E se sommiamo a questi 8 i 7 film per cui viene richiesto al film, sì, vengono richiesti dei tagli, allora stiamo parlando di 15 film su 173, quindi comunque una percentuale, a mio avviso, non particolarmente alta, meno del 9%. Questo mi sembra importante perché mette un po' in discussione un assunto storiografico, per esempio avanzato da Giampiero Brunetta, ma anche da Alfredo Baldi nel suo importante volume Schermi Proibiti, in cui si affermava che il cinema sovietico, i film sovietici in Italia non venivano visti perché venivano sistematicamente stoppati dalla censura. In realtà i film che vengono bloccati in prima istanza e totalmente sono meno del 5%. Ciò che sorprende quindi non è tanto il numero di film che vengono respinti, ma per quanto mi riguarda l'esiguo numero di film in sé per cui viene richiesto il visto
di censura. Dicevamo 173 in questo periodo, sempre utilizzando, facendo una sorta di un'analisi di big data, possiamo chiamarli così, utilizzando la banca dati Italia Taglia, scopriamo per esempio che nello stesso periodo i film americani per cui fu richiesto il visto di censura sono 3.219, quindi una cifra incomparabile, un rapporto di 1 a 20 circa. Ma non soltanto il rapporto con gli Stati Uniti è in netto, insomma, in netto svantaggio, anche con gli altri paesi europei occidentali, come la Francia e come la Gran Bretagna. Qua, per quanto mi riguarda, si pone quindi un primo elemento interessante, che, ovvero che i problemi del cinema sovietico in Italia non sono dovuti solo e non tanto alla censura governativa, soprattutto dopo il 47, piuttosto sono dovuti al fatto che sono proprio pochi i film per cui fu richiesto il visto, e furono pochi anche e soprattutto proprio per quelle ragioni di cui ho parlato all'inizio, ovvero perché venivano proprio prodotti pochi film all'epoca, al di là del fatto che poi si poteva chiedere il visto di censura anche per film degli anni precedenti, degli anni 30, che anche se pure in quegli anni in Unione Sovietica produzione negli anni dello stalinismo insomma si era sottigliata moltissimo rispetto a quella degli anni della nuova politica economica, degli anni 20. E le fonti Italia Taglia ci danno anche informazioni importanti, incrociate con altre, circa i meccanismi di distribuzione e il numero di copie di film. Anche qua non c'è tempo per approfondire durante l'intervento. Quello che sappiamo è che dei film, tutta una serie di film, inizia ad arrivare in Italia in realtà già dall'autunno del 44, all'atto della ripresa delle relazioni diplomatiche ufficiali fra l'Italia e l'Unione Sovietica, mentre le relazioni dirette sono state stabilite sin dalla primavera, dalla svolta di Salerno. Il primo soggetto che si occupa della distribuzione sembra essere stata la GDB Distribuzione, GDB sta per il nome del proprietario, il titolare, Giovanni De Berardinis, che utilizza sia cinemobili che anche lo sfruttamento delle sale commerciali. Nella seconda parte, verso la fine del decennio, primi anni 50, sembra essere direttamente il Soviet Export Film, ovvero l'ente sovietico deputato per l'esportazione di film, a cercare dei canali diretti, aprire degli uffici in Italia per far proiettare i film sovietici nelle sale commerciali e nei circuiti culturali tramite associazioni come Italia URSS, su cui torneremo, mentre primi anni 50, in modo sempre più esclusivo, a occuparsi della distribuzione dei film sovietici sembra essere stata la Libertas Film, una società di produzione e distribuzione molto vicina, affiliata, possiamo dire, al Partito Comunista Italiano. Quello che emerge qua, cos'è? A mio avviso, un processo di rapida politicizzazione dei meccanismi distributivi, ovvero c'è un tentativo, cercando di proiettare i film nelle sale commerciali, ma la si finisce un po' per andare a ripiegare sui circuiti culturali, quasi che nelle reti commerciali non ci fosse una grande risposta di pubblico. Però questa è ancora un'ipotesi, perché per rispondere in modo preciso a questo si dovrebbe fare ancora ulteriori ricerche. E queste sono per anno i film per cui furono richieste un maggior numero di copie. Non sorprende che il film per cui furono richieste maggiori copie fu Il Giuramento, di cui ho mostrato appunto una locandina italiana, film di Michail Ciaurelli, che era stato anche presentato alla Mostra di Venezia del 46, importante perché uno di quei film che ritrae proprio il personaggio di Stalin all'apice del suo successo in patria e a livello internazionale grazie alla vittoria nel secondo conflitto mondiale. E ecco di nuovo il manifesto. E d'altra parte dicevamo che comunque c'è una percentuale di film che viene respinta totalmente o parzialmente. Le motivazioni principali per cui questi film vengono censurati, sono motivazioni ufficiali, sono di carattere sia internazionale, ovvero si fa riferimento al mantenimento dei buoni rapporti internazionali,
come nel caso del giuramento, in cui, per cui c'era una sequenza in cui si metteva la berlina al ministro degli esteri francese, Bonnet, sostenitore della politica di Monaco e della Peaceman, o il famoso film di Mikhail Rom, la questione russa. Mi sentite, mi vedete? Sì? Ti sentiamo, ma credo che il video però sia in questo momento un po' bloccato, non so se gli altri mi confermano. Ok. Allora. Comunque continuiamo a vedere la tua presentazione e okay. A sentirti. Dicevo, buoni rapporti internazionali e la questione russa, in cui un film in cui viene ritratta in modo molto critico la società americana, e poi invece nei primi anni 50 il problema è opposto, ovvero ci sono film che celebrano un paese, ma è la Cina, e quindi vengono appunto bloccati perché stanno celebrando un paese che hanno un ordinamento istituzionale, politico, diverso, opposto a quello italiano. E poi ci sono motivazioni anche interne, di ordine pubblico, che spesso poi si intrecciano con quelle internazionali. Va la slide, vedete? Sì, okay, sì, perfetto. Hai appena cambiato slide, sei su Italia URSS, giusto? Esatto, grazie, sì, perfetto. Dicevamo che la Soviet Export Film è un soggetto fondamentale per il tentativo di diffusione del cinema sovietico in Italia in questi anni, e tuttavia le carte, e soprattutto quelle relative alla corrispondenza fra l'associazione Italia URSS e proprio la Soviet Export Film, ci mostrano che in realtà non erano pochi i problemi e i contrasti fra i due enti. Per riassumere, poi di questo nel testo integrale sono andato un po' più a fondo, i problemi principali erano scarso coordinamento fra i due soggetti, ovvero capitava che Italia URSS cercava di affittare le sale immaginando di poter contare su determinati film, quando poi invece la Soviet Export Film alla fine si rifiutava di mandare i film per la proiezione senza dare troppe spiegazioni. Altro problema sono le lamentele di Italia URSS legate ai pochi film in realtà messi a disposizione dal Soviet Export Film, oppure aspetto interessante è che il Soviet Export Film esigeva il pagamento per il noleggio dei film, e qua ci sono le lamentele d'Italia URSS che sottolinea come nemmeno gli americani o i britannici facevano pagare l'affitto, cioè il noleggio dei film cosiddetti appunto per i circuiti non commerciali. E poi anche problemi tecnici come mancanza di doppiaggio o di didascalie, oppure didascalie e doppiaggi fatti, realizzati diciamo così. E quindi viene un po' la questione che ci possiamo porre, se questi film sovietici in Italia in realtà abbiano sortito un effetto propagandistico, oppure abbiano costituito quasi una sorta di effetto boomerang. Perché abbiamo parlato dei problemi quantitativi, abbiamo parlato anche dei problemi tecnici di fruizione, ma ci furono anche problemi, sembrerebbe, stando appunto alla documentazione che sono riuscito finora a raccogliere, anche dei problemi qualitativi. Per capire questi problemi qualitativi, ho fatto riferimento a delle fonti che sembrano mettere in discussione proprio la capacità di questi film di produrre consenso per il cinema sovietico e di riflesso per il paese che li produceva. Sono fonti anche eterogenee fra di loro, fonti interne al mondo comunista, come la corrispondenza fra Italia URSS e la Direzione Nazionale di Italia URSS e la Vox, ovvero l'ente sovietico per i rapporti culturali con l'estero, ma fonti anche esterne al mondo comunista, come comunicazioni dell'ambasciata italiana a Mosca o del ministero degli interni, il controllo, quindi la sorveglianza sulle attività cinematografiche Italia URSS, per cui è molto interessante proprio queste fonti esterne che sembrano proprio affermare che quei tipi di film sono talmente lontani dall'interesse del pubblico italiano, anche di quello di matrice comunista operaia,
che non si dovrebbe porre nessun limite alla loro diffusione. Questo è quello che dice l'ambasciatore italiano a Mosca, Manlio Brosio, nel 51, per esempio. Ma le critiche appunto erano anche interne, cioè erano anche interne. Questo vi ha portato... scusa, perdonami. Dobbiamo chiudere? Siamo un pelino fuori, sì, se puoi arrivare un po' a tirare le conclusioni. Sì, questa era una citazione di Giuseppe Berti, segretario nazionale d'Italia URSS, alla Vox nell'agosto del 47, in cui è molto critico proprio per i film che venivano inviati. E per concludere, a mio avviso si può parlare, almeno per le fonti che finora ho trovato e ho messo insieme, su cui ho lavorato maggiormente, di una sorta di egemonia cinematografica impossibile, riprendendo il titolo di un importante lavoro di Silvio Pons della fine degli anni 90, riguardo alla, appunto invece all'egemonia, al tentativo di egemonia sovietica in Europa. Problemi quantitativi, per cui vanno a prescindere dalla questione della censura governativa. Problemi qualitativi, sono film che non rispondono alle attese del pubblico, nemmeno di quello socialcomunista, e l'effetto è quello di uno scarso ruolo cinematografico dell'URSS in Italia nel secondo dopoguerra, nel secondo stalinismo, e quindi assolutamente il contrario di quello che voleva affermare Lenin, anche se con una citazione postuma, sul cinema come la più importante di tutte le arti. Una politica cinematografica che sembrerebbe essere stata inadeguata a livello internazionale in quello che era il nuovo contesto bipolare. Da qua deriva questo concetto, questa categoria di impossibile egemonia utilizzata da Pons in generale per la situazione internazionale, ma che io applico, politica internazionale, ma che io mi sembra corretto di applicare anche nello specifico contesto cinematografico. Grazie e scusate se mi sono dilungato. Assolutamente, grazie a te Stefano, perché ci rendiamo tutti conto che dire così tante cose, tante informazioni in poco tempo è difficilissimo. Io avrei, come dire, molti commenti da fare al tuo intervento, ma non abbiamo possibilità, quindi mi passo la parola, scusate, non è una dimostrazione di ago ipertrofico, ma nel senso della nostra scaletta sarebbe il mio turno, e cercherò io di recuperare, come dire, di recuperare il tempo che magari verrà preso dagli altri, perché io non proietterò PowerPoint, è stata una mia scelta ben precisa, perché non facendo vedere spezzoni di film, soffermandosi su film in particolare, penso che sia più rapido e più veloce per me un intervento normale, insomma, in cui possiate vedermi direttamente. E il mio intervento, appunto, non solo imperialismo cinematografico, gli Stati Uniti e la rinascita del cinema italiano, vuole sostanzialmente inquadrare l'Italia come una sorta di laboratorio per le politiche statunitensi, non soltanto, comunque non solamente in ambito cinematografico, ma, come dire, allargando per cerchi concentrici, un laboratorio in cui gli Stati Uniti mettono alla prova alcune loro politiche che dall'ambito cinematografico hanno poi ricadute evidenti sul contesto ideologico, politico ed anche economico. È indicativo il fatto che sostanzialmente l'Italia, essendo uno dei primi paesi che viene liberato, o comunque su cui gli alleati riescono a mettere piede progressivamente a liberare, diventi anche cronologicamente, come dire, il primo banco di prova per gli alleati, ma segnatamente nel caso specifico per gli Stati Uniti, per mettere alla prova quelli che sono i loro progetti e i loro disegni futuri. Ci sono una serie di soggetti che entrano in campo in questo mio racconto molto molto veloce. Abbiamo da un lato appunto gli alleati che, come dire, tutti quanti gli alleati, compresi i sovietici, compresi gli inglesi evidentemente, no? Che per motivi diversi hanno interessi nel contesto italiano della penisola che sta per essere liberata, ma che nel corso dei mesi, come dire, vedrà emergere sostanzialmente la preponderanza degli interessi americani rispetto a quelli inglesi e poi, ripeto, soprattutto rispetto a quelli sovietici. Abbiamo quindi l'Allied Control Commission, abbiamo l'Allied Force Headquarters, nelle figure appunto dell'ammiraglio Ellery Stone, che era il responsabile appunto della commissione alleata di controllo, ma anche, questo interessante, dei responsabili degli uffici che si occupano sostanzialmente di propaganda e di politica culturale nei contesti appena liberati. E mi riferisco principalmente allo Psychological Warfare Branch, a cui capo vi era il luogotenente Lionel Fielding. Questo è un soggetto molto interessante da tenere a mente. Poi abbiamo dall'altra parte il Dipartimento di Stato americano. Accanto al Dipartimento di Stato americano abbiamo
l'industria cinematografica americana che ha un dialogo diretto con il Dipartimento di Stato americano e che sostanzialmente utilizza il Dipartimento di Stato americano per riuscire a far arrivare quelli che sono i suoi desiderata all'autorità militare sul territorio italiano. Abbiamo poi, come dire, il ruolo dello Stato italiano, del rinascente Stato italiano, che nella figura del Presidente del Consiglio Ivanhoe Bonomi e dei diversi sottosegretari che si succederanno, appunto sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, il primo Spataro, ma poi successivamente gli Bonatti e gli altri, cercheranno in un contesto particolarmente complicato, di guerra ancora in corso, di tentativo di riposizionarsi all'interno del nuovo contesto internazionale, di guadagnare crediti rispetto alle forze alleate, quindi, come dire, di assecondare quelli che sono le richieste provenienti dal più potente alleato americano, ma anche, per quanto possibile, di tutelare le esigenze di un'industria cinematografica italiana che è completamente allo sbando ed in ginocchio. Un terzo soggetto che mi permetto di introdurre, di cui, come dire, si parlerà poi alla fine del mio intervento, è proprio l'Unione Sovietica. Perché l'Unione Sovietica, ed è questa una cosa molto interessante, pur avendo, come dire, una non particolare autorità e rilevanza all'interno delle questioni italiane negli anni appunto della liberazione, però ugualmente cercherà di far valere la propria posizione. E questo è un aspetto molto interessante, perché di fatto l'Italia si delinea effettivamente come un laboratorio in cui, sì nel campo cinematografico, ma anche più in generale, si iniziano a definire i rapporti di forza e le relazioni fra i due grandi blocchi, per quello che riguardava le loro specifiche sfere di influenza. Nel caso specifico, ed è questo il caso che noi prenderemo in esame, l'Italia come giardino di casa, per certi versi, dell'industria cinematografica americana. Innanzitutto, un aspetto interessante, secondo me, da mettere in evidenza. Gli studi che mi hanno preceduto e che fanno capo soprattutto alle pioneristiche ricerche di Ennio Di Nolfo e di Giampiero Brunetta, hanno spesso messo in evidenza sostanzialmente una sorta di subordinazione del governo americano a quelli che erano gli interessi dell'industria cinematografica americana. Un attento studio invece della documentazione dei National Archives, e quindi del Dipartimento di Stato, ma anche dei materiali italiani, dimostra in realtà come la questione sia molto più complessa. Non sia cioè il governo americano che si mette al servizio dell'industria cinematografica americana, che vuole riconquistare mercati in Europa dopo l'esperienza degli anni 30, ma al contrario, guardando la cronologia, si palesa un processo opposto. È il Dipartimento di Stato che inizia a prendere rapporti con l'industria cinematografica americana all'interno di un processo e di un progetto molto più ampio di ricostruzione economica e ideologica del vecchio continente. Abbiamo ad esempio il primo incontro che abbiamo fra l'industria documentato che abbiamo fra l'industria cinematografica americana e il Dipartimento di Stato risale al 43 e viene fatto perché il rappresentante della MPPDA, che era l'associazione sostanzialmente delle case di produzione americane, William Hayes, viene convocato dall'allora segretario di Stato Cordell Hull. Questo è molto interessante perché in realtà poi le prime prese di posizione ufficiali dell'industria cinematografica americana rispetto alla questione italiana verranno soltanto successivamente e saranno successive anche ai primi progetti di ricostruzione elaborati dallo Psychological Warfare Branch, cioè dall'Allied Control Commission. Quindi proprio da un punto di vista cronologico non è il Dipartimento di Stato che inizia a utilizzare, l'industria cinematografica americana che utilizza il Dipartimento di Stato per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ma è il Dipartimento di Stato americano che convoca l'industria cinematografica americana per farla diventare uno strumento di ordine politico, ideologico ed economico. Un altro aspetto rilevante che è interessante mettere in evidenza è come proprio in questo contesto di ricostruzione cinematografica si inizia a delineare un rapporto, quello fra il governo italiano e il governo americano, che di fatto si strutturerà e si svilupperà anche nel corso degli anni della Guerra Fredda, ma sostanzialmente con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche. Cioè noi abbiamo da un lato il governo americano, in questo caso nelle figure che sovraintendono alla Allied Control Commission, che fa pressioni dirette sul governo italiano perché sostanzialmente la ricostruzione cinematografica italiana avvenga secondo le coordinate del più grande progetto di riapertura dei mercati e delle economie internazionali che viene fatto dall'amministrazione Roosevelt in prospettiva negli anni del dopoguerra. Questa lettura appunto di una sorta di great design internazionale di stampo rooseveltiano, ok, che ovviamente era anche
in funzione e in servizio degli interessi dell'industria cinematografica americana, viene sostanzialmente formalmente accettato dal governo italiano, ma di fatto noi, vedendo la documentazione interna del governo italiano, ci rendiamo conto che invece inizia un tentativo progressivo di lavoro ai fianchi per cercare di ammorbidire quelle che sono le richieste del governo americano. E questo tentativo di ammorbidire le richieste del governo americano avviene utilizzando una strategia, una tecnica politico-economica, che sarà poi quella seguita sostanzialmente dai governi prima del CLN, poi dai governi del centrismo democristiano, poi negli anni della prima guerra fredda. Cioè quella sostanzialmente di rivendicare da un lato le impossibilità materiali per il governo italiano di assecondare le richieste americane, dall'altro le esigenze più strettamente di ordine politico e propagandistico. Cioè sostanzialmente viene detto agli americani che se il governo italiano si adegua completamente a quelle che sono le richieste americane, il rischio è quello di un contraccolpo propagandistico per quello che riguarda la società italiana. Un altro fattore molto interessante è quello che molto spesso il governo italiano cerca di mitigare le richieste americane iniziando ad introdurre quello che sarà un tema poi importante, cioè la lotta al comunismo. Ci sarebbero, come dire, molte cose da dire rispetto a questo, soprattutto per quello che riguarda gli anni successivi agli anni dell'occupazione militare alleata in Italia, cioè al biennio 43-45, ma il tempo, come dire, non me lo permette, quindi sono costretto a interrompermi qui. Un fattore interessante da mettere in evidenza in questo rapporto, che è un rapporto molto complesso, è il ruolo giocato dall'ambasciata americana di Roma, perché l'ambasciata americana di Roma in questo senso sembra svolgere veramente una sorta di ruolo di contatto fra quelle che sono le richieste più spinte da parte del Dipartimento di Stato e quelle che è, insomma, in un certo senso la percezione italiana di queste richieste. Cioè come se, trovandosi sul territorio italiano, l'ambasciata americana, nella figura dell'ambasciatore Alexander Kirk, riuscisse a cogliere meglio quelli che erano sostanzialmente le percezioni dell'intervento americano in Italia e cercasse di farsi latore presso il Dipartimento di Stato di questa situazione, per cercare così in un certo senso di consigliarlo e di mitigare alcune sue richieste rispetto a quello che era il contesto politico, sociale ed economico italiano. In questa situazione quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo da un lato il Dipartimento di Stato che, nella logica di una riapertura del mercato economico, di una riapertura totale del mercato economico a livello internazionale e quindi anche del mercato cinematografico, spinge sul governo italiano perché sostanzialmente vari una legislazione cinematografica che apra completamente le frontiere e che sia molto favorevole per quello che riguarda il governo italiano, per quello che riguarda ad esempio le tasse di doppiaggio o per quello che riguarda il numero dei film americani che dovessero giungere in Italia. Allo stesso modo abbiamo un governo italiano che, per tutelare quella che è l'industria cinematografica che cerca di rinascere, pone tutta una serie di ostacoli al governo italiano di ordine pratico ma anche politico all'attuazione di queste sue richieste. Viene creata per questo motivo una commissione che ha il compito di valutare e di decidere come ricostruire il cinema italiano e quindi di elaborare una nuova legislazione. Una commissione in cui entrano a far parte, e questo è un altro aspetto molto interessante, nella prima dichiarazione l'ammiraglio Ellery Stone chiese che vi partecipassero tutti i componenti alleati, quindi anche i sovietici, ma la documentazione a disposizione dimostra come in realtà vi partecipassero gli inglesi e gli americani soltanto, mentre i sovietici vi rimasero esclusi, e questo è un aspetto molto interessante da mettere in evidenza. In questa commissione sostanzialmente continua il gioco delle parti. Io non posso seguire, come dire, tutte quante le riunioni della commissione, che però sono anche molto interessanti, perché evidenziano anche come ad esempio gli inglesi giocassero come battitori liberi all'interno di questo discorso, anzi paradossalmente cercando di portare acqua a quello che era il mulino italiano in contrapposizione a quello che erano le richieste americane. Questo è un altro aspetto interessante. Questa situazione per cui de facto l'Unione Sovietica viene allontanata dal teatro italiano e da quello che riguarda una delle industrie culturali più importanti del mercato italiano, che è quella cinematografica, trova poi un riverbero evidente rispetto a quelle, qui mi collego a una parte della relazione di Stefano, per quello che riguarda la distribuzione dei film sovietici. E questo, ripeto, è un elemento che preconizza per certi versi, anticipa quello che poi accadrà nei rapporti fra
le due superpotenze e gli alleati delle due superpotenze negli anni successivi. Perché noi abbiamo una documentazione molto interessante che dimostra come il rappresentante sovietico della Allied Control Commission, cioè il colonnello Kislenko, scrivesse più volte ai responsabili dello Psychological Warfare Branch per chiedere come mai i film sovietici non avessero lo stesso trattamento dei film inglesi e americani sul territorio italiano. È interessante vedere come la risposta che viene data ai sovietici arrivi dopo un confronto fra inglesi ed americani. E mentre gli inglesi, come dire, sono favorevoli a un eguale trattamento dei sovietici e dei film sovietici sul territorio italiano, al contrario gli americani sono contrari. Gli americani sono contrari perché chiedono preventivamente che i sovietici firmino sostanzialmente, dichiarino che le stesse agevolazioni che fa il governo, che fanno sostanzialmente gli alleati occidentali per i sovietici in Italia, venissero poi riproposte da parte dei sovietici per quello che riguardava i paesi dell'Europa orientale. Quindi in realtà già nel 44, perché questo è un confronto che si ha tra la fine del 44 e l'inizio del 45, si delinea un rapporto per cui ancora quando teoricamente la contrapposizione fra blocchi non è emersa, però già di fatto c'è una ripartizione delle sfere di influenza, almeno per quello che riguarda il discorso cinematografico, ma più ampiamente culturale. E questo tipo di politica americana ha una dimostrazione evidente in un caso specifico, che è quello che succede a Bologna all'inizio del 45, in cui vi è proprio una rimostranza da parte dell'autorità sovietica per cui un film sovietico che doveva essere programmato in un cinema bolognese non era stato programmato ed era stato posticipato. Questo avviene non perché il proprietario del cinema italiano non voleva o si era tirato indietro, ma perché sostanzialmente era stato obbligato a fare questo dalla logica distributiva della Allied Control Commission e soprattutto dei distributori americani. Di fatto in Italia, spiego molto rapidamente anche se non è semplice, viene riproposta la logica del block booking, che era la logica che era stata alla base dello studio system americano nel corso degli anni 20 e 30. Cioè l'esercente italiano doveva necessariamente firmare un contratto con l'Allied Control Commission e con lo Psychological Warfare Branch per avere, per avere in dotazione da parte dell'autorità alleata di un blocco di film americani. Questo blocco, che era compreso intorno ai 10-20 film da distribuire nell'arco di settimane, imponeva però che l'esercente non proiettasse altri film. Quindi, anche in questo caso, se non in maniera espressa, di fatto l'autorità militare, ma nel caso specifico l'autorità militare che faceva capo al Dipartimento di Stato americano, con questo sistema vincolava gli esercenti italiani a proiettare i film americani, pena non rifornirgli sostanzialmente delle pellicole provenienti da oltreoceano. E ovviamente l'esercente italiano, tra scegliere, come diceva appunto Stefano, un film sovietico con tutti i problemi di doppiaggio, probabilmente non particolarmente emozionante e affascinante per il pubblico italiano, e proiettare invece magari un bel film western per cui gli italiani era tanto tempo, come dire, che non riuscivano a vederli dopo il blocco delle esportazioni, delle importazioni fatto dal regime fascista alla fine degli anni 30, ovviamente scelgono di adeguarsi a quelle che sono le richieste dell'autorità militare alleata che faceva capo e che si richiamava a quelle che erano le direttive del Dipartimento di Stato. Quindi, per concludere e per non andare oltre, effettivamente l'Italia, non soltanto per quello che riguarda il discorso cinematografico, diventa un laboratorio per gli Stati Uniti, che iniziano a sperimentare il difficile rapporto che li legherà ai junior partners europei. Un rapporto giocato sì, ovviamente, con un'autorità evidente, ma anche con tutta la difficoltà di farsi, farsi ascoltare completamente dai governi locali, per tutta una serie di motivi che frappongono, cioè, a questi governi locali tutta una serie di resistenze e di ostacoli che di fatto rallentano l'autorità effettiva del più potente alleato americano per quello che riguarda le scelte politiche degli alleati europei. Ed è un laboratorio perché di fatto in questo terreno iniziano a definirsi quelli che sono i rapporti fra sfere di influenza fra i due blocchi, e soprattutto per quello che riguarda la politica propagandistica e culturale americana e il sistema economico che doveva veicolarla, e quindi di modello capitalistico con tutto quello che comporta anche l'aspetto ideologico di questo discorso, rispetto a quello che è il discorso invece portato avanti dalla controparte sovietica negli stati satellite e per quello che riguarda anche il suo discorso propagandistico. Quindi effettivamente noi vediamo, allargando, come le origini della Guerra Fredda, non soltanto cinematografica, risalgano sostanzialmente già
alla metà del 1943 e in questo senso si gettino le basi di fatto di quelle che saranno le caratteristiche dei rapporti internazionali fra Stati Uniti ed Unione Sovietica, ma appunto anche fra questi due grandi poli di riferimento e i loro alleati locali a livello geografico. Spero di aver detto tutto, scusate la fretta, e a questo punto passo la parola al terzo partecipante al panel, che è Gianmarco Mancoso. Grazie. Si sente? Ci siamo? Sì, sì, si sente. Grazie. Ok, vedete il PowerPoint? Appena partito anche il PowerPoint, direi tutto a posto. Perfetto, allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie dell'invito, Maurizio, grazie a tutti i partecipanti al nostro panel. Io vorrei parlare oggi di un tema che innanzitutto ci fa spostare un attimo il focus cronologico, ci spostiamo dopo il 1946, un tema che appunto va a intersecare un processo a sua volta incastonato in queste dinamiche globali appena descritte da Stefano e Maurizio, ovvero la decolonizzazione italiana. È il titolo che ho scelto, in qualche modo tocca uno dei nodi storiografici più dibattuti appunto della storiografia coloniale postcoloniale italiana, ovvero la parola e il processo di decolonizzazione, la sua applicabilità al caso italiano. Questo perché brevemente la perdita delle colonie italiane è stato un processo articolato, causato sostanzialmente, provocato da decisioni internazionali e non tanto, non semplicemente da quella dialettica classica che possiamo immaginare tra le rivendicazioni dei paesi ex colonizzatori e le resistenze alla concessione delle indipendenze dei paesi colonizzati, eventi e fenomeni che appunto nel sorgere della tensione bipolare divennero sempre più frequenti. La decolonizzazione italiana, questa mancata decolonizzazione, è avvenuta appunto all'interno di uno scenario in cui erano in corso sconvolgimenti di enorme portata, quali la transizione dal fascismo alla Repubblica, la fine del conflitto mondiale, la ricostruzione, è l'emergere di questo nuovo ordine bipolare. Dicevo di una decolonizzazione definita mancata da Alessandro Pes, ma anche internazionalizzata, imposta dall'alto, Antonio Morone, Calchi Novati, eccetera. Quindi questo processo si estende nella sua cronologia ben oltre quella che è stata la perdita a mano militare delle colonie avvenuta tra il 41 e il 43 sostanzialmente, e abbraccia per esempio le azioni diplomatiche dei governi di unità nazionale e per certi versi dei primi governi a guida democristiana, volte a mantenere un'influenza sugli ex territori coloniali, ma anche il periodo dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, l'ultimo residuo di un'istituzione politica italiana in quella che si apprestava a diventare una ex colonia. E nonostante questo ampio arco temporale nel quale si è consumata la fine del colonialismo italiano, è indubbio che l'interesse degli italiani nei confronti delle ex colonie andò scemando già a partire dalla prima metà degli anni 40, come sottolineato tra gli altri Nicola Labanca. È altrettanto vero però le recenti ricognizioni e i recenti studi sulla decolonizzazione, sul processo di decolonizzazione italiana, stanno mettendo in luce che in realtà, come scrive Massimo Zaccaria, di colonie di Africa si parlò e si parlò anche tanto tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50. Non tanto per un diffuso sentire popolare, come dicevo, ma per il fatto che sia i governi di unità nazionale che i primi governi a guida di C volevano mantenere alto l'interesse sul destino degli ex possedimenti, sugli interessi economici e geopolitici ancora in essere negli stessi. E alla luce di queste considerazioni, il mio intervento si propone quindi di analizzare come filmati informativi di varia natura, prevalentemente cinegiornali ma anche cortometraggi, ecco, direttamente o indirettamente supportati dai governi postbellici abbiano rappresentato la mancata decolonizzazione italiana. Oh, forse questa è l'ultima slide. Dovremmo essere qua. Ok. Durante gli sforzi diplomatici italiani furono mobilitate numerose risorse politico-culturali al fine di formare, ma anche di informare gli italiani
sulle rivendicazioni che potremmo definire africane. Si collocano all'interno di questo scenario i cinegiornali prodotti dal rinnovato Istituto Luce, che a partire dal 1946 diffusero nelle sale cinematografiche quella che era la visione del governo su questioni legate alle ex colonie. La nascita e la diffusione del notiziario Nuova Luce, appunto, che era simile per formato, a parte qualche tratto naturalmente di discontinuità stilistica, al precedente giornale Luce fascista, ma che ora era in sintonia con l'agenda delle forze postbelliche, è rivelatrice di come alcuni istituti e pratiche politico-culturali del ventennio furono mantenute in vita nell'immediato dopoguerra. Nonostante ciò, il Nuova Luce ebbe vita molto breve, con soli 22 cinegiornali prodotti tra il 45 e il 46, però tra essi alcuni servizi sono dedicati esclusivamente alla questione delle ex colonie, che tra l'altro venne menzionata en passant anche in altri servizi, per esempio quelli sulle discussioni sul confine nord-orientale. Vi mostro un esempio di questa produzione. Ok, aspetta. Dovrebbe partire, ma ha delle resistenze. Scusate. Proviamo a far ripartire. Sostanzialmente non va. No. Gianmarco, mi dispiace metterti fretta, però se non dovessimo riuscire a risolvere la questione, magari assolutamente ci racconti tutto. Ve lo descrivo, Maurizio. Grazie. Sto ricondividendo. Mi dà ora una questione un po' fastidiosa. New share, vediamo qua. Ah, eccoci. Sostanzialmente questo servizio descrive, usando del materiale di repertorio, quindi girato dal vecchio reparto Luce Africa Orientale, descrive il lavoro italiano compiuto in Africa. Lunghe panoramiche su un deserto bonificato, arato e ritrasformato in territorio coltivabile. Gli arabi libici sono descritti come nomadi e fannulloni, citando testualmente la voce a commento, e vi cito testualmente la frase che finisce con queste parole. Dedichiamo questo documento a tutti coloro che si ergono maestri di colonizzazione dopo aver abbrutito interi popoli con alcol e con fucile. Quindi viene riarticolato sia una visione sostanzialmente denigratoria di quelli che erano gli ex colonizzati, ma anche quel discorso del risentimento che era parte del discorso coloniale italiano, dallo schiacco di Tunisi alla grande proletaria che si è mossa alla campagna autarchica, e viene appunto reindirizzato contro i paesi vincitori della guerra mondiale, in particolare in questo caso Gran Bretagna e Francia, esempi negativi di colonizzazione in questi termini. Dicevo che in questo filmato vengono mostrate tutta una serie di immagini che non sono state girate nel 46. Nel 46 la Nuova Luce non mandò nessuna troupe in Africa, tantomeno si erano riattivati quei rapporti commerciali con le case estere che avrebbero potuto permettere di inserire nei propri filmati negativo girato appunto da delle troupe in loco, ma sono appunto prodotti dell'archivio dell'Istituto Luce. E se questa pratica per certi versi potrebbe essere comprensibile nell'ottica della produzione della Nuova Luce, risulta un po' più peculiare quando riguarda tutta una serie di case cinematografiche come la Settimana Incom, per esempio, case formalmente private ma che in realtà anch'esse attinsero gli archivi dell'Istituto Luce per rappresentare le rivendicazioni italiane in merito alle ex colonie. Quindi il tono pluralista e conciliante della Nuova Luce, che era ispirato all'etica della resistenza e il conseguente equilibrio tra forze politiche tra esse diverse, divenne sempre meno rilevante nel contesto della crescente tensione tra i partiti, in vista delle elezioni per la costituente del giugno del 46, ma soprattutto in vista delle politiche del 48. Le forze governative con la Democrazia Cristiana in testa si erano già da tempo impegnate a supportare alcune compagnie di produzione private, in modo che esse potessero diffondere visioni coerenti con l'agenda governativa sui temi
quali la ricostruzione, il posizionamento geopolitico dell'Italia, la sua struttura economica e i suoi valori morali. E tra queste case di produzione, l'industria cortometraggi Milano, appunto, la fece subito da padrona, presieduta da quello che diventerà un senatore democristiano, banchiere piemontese Teresio Guglielmone. Guglielmone esercitò appunto delle pressioni, in particolare sul giovane sottosegretario alla cinematografia, Giulio Andreotti, affinché le leggi chiamate a disciplinare, leggi del 47 e del 49, chiamate a disciplinare il mercato cinegiornalistico e documentaristico, favorissero le case vicine agli ambienti governativi e più in generale capitalisti, come sottolinea Pierre Sorlin. I servizi della Incom sulle ex colonie non erano più centrali come lo erano stati i giornali Luce di dieci anni prima. Tuttavia furono numerosi, nell'arco temporale considerato dal mio intervento sono circa 60. E questi filmati, in totale sintonia con l'azienda diplomatica governativa, esaltavano per esempio il mito del lavoro italiano che sarebbe capace di civilizzare e migliorare la vita dell'Africa e degli africani. Le ex colonie in questi servizi sono considerate ancora parte dell'Italia, per esempio nel cinegiornale di cui ho tratto qua uno still avente oggetto il congresso nazionale dei profughi d'Africa tenutosi a Padova nel 47, non trovo del 47, gran parte delle sequenze è dedicato all'inquadratura di questi cartelli in cui appunto veniva veicolata l'idea del fatto che l'Africa venisse considerata dai profughi più in generale, dalla nazione, come ancora parte dell'Italia. Una timida discontinuità in queste rappresentazioni avviene a partire dalla metà del 48, ecco, viene firmato nel 47 nel febbraio il trattato di pace, tuttavia la sorte delle colonie non era ancora stata definita, era ancora nelle mani dei paesi vincitori. Nonostante ciò, già dalla seconda metà del 48 le azioni diplomatiche iniziano a intravedere il fatto che era praticamente impossibile per l'Italia riconquistare un ruolo diretto, in particolare in Eritrea e Libia. Di conseguenza anche i cinegiornali iniziano a subire questo cambio di direzione e termini quali sviluppo, democratizzazione e cooperazione iniziano a essere più frequenti. Tuttavia, dal mio punto di vista, la prospettiva rimane costante, l'Italia è sempre vessata dalle nazioni occidentali, ma al contempo sarebbe apprezzata da quelli che un tempo erano i suoi ex sudditi, che la vorrebbero quale guida per la loro modernizzazione. Qua un altro esempio, un cinegiornale dell'aprile del 48, scusate, qualche mese dopo l'eccidio di Mogadiscio, in cui persero la vita una cinquantina di italiani e una quindicina di somali, perché una manifestazione anti-italiana, comunque della Somali Youth League, il partito pro-britannico, ecco, si scontrò con una manifestazione non autorizzata pro-italiana, ci fu questo scontro e questo fu un po' l'evento traumatico della decolonizzazione italiana. E qua, d'altra parte, vediamo dei cartelli mostrati dalla Incom in cui si mostra che sarebbero gli africani stessi, i somali stessi, a volere gli italiani come guida del loro processo di modernizzazione. Un altro tema che vorrei trattare molto brevemente è il fatto che il Ministero dell'Africa italiana commissionò direttamente alcuni filmati alla settimana Incom, che ricordiamo formalmente era privata, un'azienda privata. Tra il 47 e il 48 ho trovato della documentazione conservata all'Archivio Centrale di Stato, in cui appunto il Ministero dell'Africa italiana chiedeva alla Incom di produrre alcuni filmati di propaganda riguardanti Eritrea, Somalia e Cirenaica. Uno di questi è il filmato in cui il sottosegretario Brusasca visita il Museo Coloniale di Roma, il Museo dell'Africa Italiana all'epoca, chiuso al pubblico ma ancora aperto nel suo allestimento. E queste immagini devono servire a mostrare la continuità storica dell'azione positiva dell'Italia in Africa, immagini che ricevettero un feedback positivo dal MAI, come vediamo qua, in un momento critico per la sorte delle nostre colonie. Questo filmato non poteva essere più felice per interessare anche gli strati di pubblico e richiamare il ricordo del nostro glorioso passato africano. E qua in qualche modo si riproduce quell'approccio top-down nella gestione della comunicazione sulla perdita delle colonie che ho menzionato all'inizio, cioè era il governo, i suoi istituti a voler mantenere viva l'attenzione su un tema che nell'opinione pubblica aveva sempre meno preso. Gianmarco, scusa, ti chiedo di arrivare alle conclusioni, gentilmente. Assolutamente sì. Tratto brevissimamente del fatto che una discontinuità netta invece sia a metà degli anni 50, quindi il periodo va a concludere,
Sebbene produzione governativa, perché l'amministrazione fiduciaria della Somalia e l'Istituto Italiano per l'Africa commissionarono dei documenti sulla vita in Somalia, questi documentari in qualche modo ritornano all'esotico. Sono ricorrenti infatti in questi filmati, come quelli di Adriano Zancanella, di Giorgio Moser, i cliché tipici della cinematografia a tema africano, in qualche modo capace di articolare il discorso sulla necessità di una nuova presenza civilizzatrice europea che porterà l'Africa verso un futuro assetto statale in sintonia con l'azienda, con l'agenda dei colonizzatori. Quindi le vicende che ho brevissimamente tracciato testimoniano l'ambigua transizione da forme di propaganda gestite direttamente dallo Stato ad altre formalmente libere, ma di fatto controllate dalle forze egemoniche operanti nell'Italia postbellica. Transizione questa complessa e imperfetta che riflette il passaggio tortuoso dall'Italia repubblica, dall'Italia fascista a quella repubblicana, ma naturalmente anche dalla condizione coloniale a quella postcoloniale. Fenomeni intrecciati da, e accomunati dalla volontà politica di omettere dal dibattito pubblico una presa di coscienza critica sul passato fascista e coloniale italiano. I filmati esaminati, tra essi differenti per meccanismi di produzione e diffusione, riarticolarono visioni esotiche ed erotiche, informazioni pseudoscientifiche, etnografiche e antropologiche, temi e immagini che circolarono ampiamente durante i decenni del colonialismo e dal quali paradossalmente si attinse per costruire un immaginario positivo sulla presenza passata, presente e futura degli italiani in Africa. Mi fermo qua. Grazie mille Gianmarco, e io vado ancora più di corsa e passo la parola a Gianluca Della Maggiore per il suo intervento. Gianluca, anche a te chiedo la cortesia di stare veramente sui tempi, perché poi tutti quanti ci provo, andiamo ad ascoltare Alessia. Sì, grazie mille. Bypasso i ringraziamenti, non uso slide, quindi vado veloce. La mia relazione pone al centro il ruolo giocato dalla Santa Sede nel quadro della Guerra Fredda cinematografica. La relazione tra Santa Sede e cinema è da vari anni il mio ambito privilegiato di ricerca, che ho condotto prevalentemente negli archivi vaticani, ovviamente non solo, con un'attenzione che si è via via allargata fino alle origini del cinema. Sottolineo questo aspetto perché la ricostruzione che propongo oggi è anche, direi soprattutto, frutto di uno sguardo di lungo periodo, che è capace, credo, di illuminare meglio di altre prospettive quello che è l'aspetto centrale dell'impianto interpretativo che propongo. Vale a dire l'idea che si possano rintracciare nelle azioni e nelle scelte compiute dai vertici vaticani in tema di cinema i lineamenti di una sorta di terza via cattolica di fronte allo scontro bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Terza via che significò, in estrema sintesi, la ricerca da parte delle gerarchie ecclesiastiche di attuare una politica cinematografica che collocasse la Santa Sede in una posizione appunto intermedia tra due istanze contrapposte, secondo uno schema che fosse capace di tenere insieme il meglio dell'esperienza cinematografica sovietica, quindi una produzione di alto profilo tecnico-estetico, ovviamente riferimento al cinema d'avanguardia sovietico, capace anche di educare le masse, come si sottolineava nei rapporti vaticani, e il meglio anche di quella statunitense, cioè una produzione che soddisfaceva efficacemente il bisogno di intrattenimento delle masse, riuscendo al contempo ad essere dominante sul mercato internazionale. Non si trattò ovviamente di uno strutturato progetto disegnato a tavolino, bensì di una prospettiva politico-pastorale desumibile da un'analisi complessiva a largo spettro e le cui origini possono farsi risalire ai primi anni 30, in anni in cui cioè la guerra fredda era ovviamente di là da venire, ma era già concreto un confronto globale tra due grandi modelli culturali e due pedagogie di massa profondamente alternative. Perché gli anni 30 sono così centrali? Sono centrali perché è qui che, a mio parere, si delineano i contorni di quella che ho definito appunto terza via, dato che è in questo lasso di tempo che la Santa Sede prende piena consapevolezza della rilevanza della questione cinematografica e soprattutto dei suoi riverberi geopolitici. Nel magistero di Papa Pio XI emerse anche una diagnosi ben precisa, cioè si riconosceva che il cinema, specialmente dopo l'avvento del sonoro, i primi anni 30, era divenuto uno dei più potenti e incontrollati veicoli di diffusione delle tendenze scristianizzanti.
a causa della sua capacità di penetrazione raggiunta dai due grandi sistemi a vocazione transnazionale. L'uno, quello sovietico congenitamente anticristiano, l'altro, quello hollywoodiano, che faceva perno su un sistema di valori secolarizzati. Il fondamento della Terza Via nasceva da questa presa di coscienza e si indirizzava verso un preciso orientamento, in linea con quello che era il progetto complessivo di restaurazione della società cristiana, asse portante del magistero di Pio XI, ma anche del suo successore Pio XII, si prospettava che spettasse alla Chiesa correggere le degenerazioni del cinema per riconfigurarlo quale dono di Dio, si usavano questi termini, in un grande strumento di evangelizzazione e apostolato. Fa parte del magistero totalizzante sia dell'uno che soprattutto dell'altro pontefice Pio XII. Al centro del discorso di Papa Ratti, Pio XI, c'era dunque la rivendicazione del riconoscimento all'autorità ecclesiastica di un ruolo sovreminente nella definizione del corretto uso del cinema, che si tradusse in questa larga mobilitazione cattolica che fu alla base della promulgazione dell'enciclica Vigilanti Cura del giugno 36, che Pio XII dedicò interamente al cinema. Qui per me però è interessante far notare un elemento che emerge con forza dalle carte degli archivi vaticani, vale a dire il profondo lavoro di analisi svolto da parte delle istituzioni vaticane dedicato appunto ai due grandi sistemi. La cinematografia sovietica fu al centro delle due grandi inchieste sulla propaganda dell'URSS promosse dalla Segreteria di Stato nel 32 e nel 36, le quali in sintesi consolidarono il convincimento che il cinema sovietico fosse un pericolo mortale per il cattolicesimo, data la sua capacità di amplificare gli effetti delle campagne antireligiose e dall'altro permise anche a queste inchieste di individuare quelli che erano i punti di forza, vale a dire la capacità di proporsi come efficace strumento, come dicevo all'inizio, di educazione per le masse. Tensione pedagogica che si reputava evidentemente del tutto estranea al cinema di Hollywood, al contrario impegnato a demoralizzare, se così possiamo dire, le masse. Da qui prese forma una duplice traiettoria d'azione. In primo luogo un progetto che si potrebbe definire controffensivo, che consistette nel tentativo di creare una grande centrale industriale cattolica europea di produzione cinematografica, con l'obiettivo esplicito, come si legge nella documentazione vaticana, di giungere alla cristianizzazione del film mondiale. Un progetto che si rivelò ben presto inattuabile, dato che già nel 1935 si giunse al fallimento della Eidophone International, la società cinematografica al centro del tentativo che era sorta con il sostegno dell'obolo di San Pietro, che era stata finanziata dai grandi capitali tedeschi e olandesi. La seconda traiettoria d'azione pose invece al centro proprio il cinema di Hollywood, che i report in Vaticano del delegato apostolico a Washington, Amleto Cicognani, delineavano quale nemico tra i più subdoli del progetto di restaurazione del regno sociale di Cristo. Ma quale fu il nucleo centrale dell'azione vaticana verso Hollywood in questi anni? Si può dire che l'obiettivo di fondo fu quello di tentare di cattolicizzare l'industria hollywoodiana, depurandola dal morbo dell'immoralità, per far divenire anche quel cinema il più potente ed efficace alleato vaticano contro l'espansione del cinema sovietico. Una strategia perseguita sia con un sotterraneo lavorio diplomatico, il cui frutto più evidente fu l'udienza che Pio XI concesse in Vaticano nel novembre del 1936 a Will Hays, capo dell'MPPDA, sia attraverso una larga mobilitazione dell'opinione pubblica condotta tramite la Legion of Decency, tra cui i risultati è possibile appunto annoverare, come è noto, la creazione del 34 del Production Code. Venendo al fulcro del mio intervento, è possibile dire che è dalle ceneri del fallimento di queste due traiettorie d'azione che scaturì il progetto articolato, ideato da Luigi Gedda nel 1943, la cui strategia del cavallo di Troia dà anche il titolo al mio intervento, e che rappresentò, a mio parere, il momento di più evidente emersione della prospettiva della Terza Via. Papa Pio XI,
scusate, Papa Pio XII, salito al soglio nel 39, reputò infatti che negli anni di guerra si presentassero nuovamente le condizioni per una rinnovata strategia offensiva. Cioè, agli occhi di Pacelli, soprattutto il fallimento dell'Eidophon nel 35 era dipeso forse soprattutto da un elemento, direi, geopolitico, cioè l'offensiva cattolica non poteva partire dalla periferia del cattolicesimo e da organismi non perfettamente allineati con la Santa Sede, come era di fatti l'Office Catholique International du Cinéma, da cui era appunto scaturito il progetto. Il centro di iniziativa doveva essere Roma. Ma Pacelli ebbe anche ben chiari i risultati a conti fatti effimeri delle campagne moralizzatrici dirette al cinema hollywoodiano. Perché? Perché un cinema capace di rispettare le regole imposte dai moralizzatori cattolici in realtà non si dimostrava meno capace di trasmettere valori e desideri molto lontani dall'etica naturale e cristiana, soprattutto in tema di morale familiare e sessuale. Qui c'è una bibliografia sconfinata, soprattutto a livello di studi americani su questi temi. Da qui l'idea di affidare a Gelda, a capo del Centro Cattolico Cinematografico dal 41, il nuovo progetto di centralizzazione della politica cinematografica cattolica. Un progetto che tra l'altro dava all'Azione Cattolica Italiana quel ruolo di modello organizzativo universale per le politiche, anche per le politiche cattoliche del cinema, che era un vecchio modello già molto presente negli anni 30, e che permetteva di concretizzare quella che era l'ambizione di fondo della Terza Via Cattolica al cinema. Cioè una strategia capace di tenere insieme, come dicevo, il meglio dell'esperienza cinematografica sovietica e il meglio di quella statunitense. Ma in cosa consisteva precisamente il piano Gelda? Si trattò di un progetto ricalcato sul modello delle major hollywoodiane per dotare i cattolici di una organizzazione a ciclo integrale, teatri di posa, produzione, distribuzione ed esercizio, che partendo da una struttura centrale, con sede appunto a Roma, si sviluppasse poi per germinazioni similari nel contesto internazionale, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato, capace di essere realmente alternativo sia al modello sovietico che a quello hollywoodiano. Il documento che ho rintracciato negli archivi dell'Azione Cattolica fu redatto tra il gennaio e il febbraio del 43 con una chiarissima proiezione verso il quadro post-bellico. Nel documento si parla esplicitamente della necessità, e cito, di agire energicamente e rapidamente per riguadagnare il tempo perduto e per essere attrezzati alla grande lotta che si svolge oggi, ma che ancor più forte si delinea per il dopoguerra. Tre, in sostanza, i perni centrali del progetto: l'ambizione universale e la centralità di Roma. Due, una strategia pensata come una sorta di via di mezzo tra il sistema sovietico e quello hollywoodiano, sintetizzata da Gelda con la metafora del cavallo di Troia. Una produzione, cioè, eseguita, e qui è bene citare, da un organismo strettamente industriale, commerciale, di origine indipendente, che era anche individuato, aveva un nome e cognome, che era l'INAC, l'Industrie Nazionali Associazioni Cinematografiche, il quale, assorbito nella sua maggioranza azionaria e controllato dai competenti organi della Chiesa, produca tutti quei soggetti che, pur sembrando di carattere profano e lanciati sotto un'etichetta non ufficialmente cattolica, siano invece permeati di sentimenti cristiani e arrivino anche in quegli ambienti che sono normalmente chiusi al benefico richiamo della Chiesa Cattolica. Gianluca, scusami, sì, puoi arrivare alle conclusioni, grazie. Sì, sì. Tre, un'organizzazione a ciclo integrale, che era il solo modo per limitare la diffusione di film contrastanti con i principi cattolici. Quali furono gli esiti di questo progetto? Si può dire che il piano Gelda ebbe un fallimento sostanziale. Perché? Perché nell'immediato dopoguerra si scontrarono ai vertici vaticani due linee contrapposte. Quella di Gelda, che era una strategia che si calava nel clima degli anni dell'onnipotenza pascelliana, e che evidentemente si scontrava con l'altra linea d'azione che negli stessi anni stava emergendo nelle stanze vaticane, portata avanti dal presidente dell'Azione Cattolica Vittorino Veronese e dall'allora sostituto della segreteria di Stato Giovanni Battista Montini.
Chi prevale, prevarrà la linea Montini, da qui nascerà nel 52 la Pontificia Commissione per la Cinematografia, cominciando tutta un'altra storia che qui ora non ho il tempo di raccontare. Grazie. Gianluca, grazie mille, sei stato veramente nei tempi, quindi tanto di cappello, e quindi, come dire, passo la parola all'ultimo, ma solo in ordine di esposizione, intervento, che è Gabriele Tottardo. Grazie mille Maurizio, grazie Alessio Cervini per la sua disponibilità e grazie alla Cisco per questa opportunità di confronto. Anche il mio contributo in qualche modo si propone di intercettare quella svolta culturale di cui parlava Maurizio all'inizio e che è intervenuta relativamente tardi nel campo degli studi sull'integrazione europea, ma che negli ultimi anni l'ha vista anche aprirsi a delle prospettive diverse, non limitate a quella politico-diplomatica, ma appunto aperta a interessarsi allo studio dei linguaggi, pratiche comunicative, gli atti linguistici, le narrazioni, rappresentazioni massmediali. E a partire da questa impostazione le fonti su cui ho lavorato, fonti soprattutto audiovisive, hanno prevalentemente la funzione appunto di offrire una lente complementare, per certi aspetti innovativa, rispetto a quella politico-diplomatica con cui è stata finora studiata la storia dell'Italia nel processo di integrazione europea. Le fonti sono più o meno quelle sulle quali lavora anche Gianmarco Mancoso, sono i cinegiornali dei primi anni 50, molti dei quali furono prodotti dalla Incom su commissione diretta della Presidenza del Consiglio, centro di documentazione della Presidenza del Consiglio, ma anche su commissione delle istituzioni comunitarie. E poi ho integrato queste fonti con delle fonti televisive, quelle della RAI dei primi degli anni 50, la seconda metà degli anni 50. Rispetto alla questione che questo panel intende mettere al centro, cioè quello del dialogo fra dimensione globale e dimensione locale, le relazioni, nessi di relazione e connessione tra processi di ordine globale e processi di ordine nella dimensione locale, io ho cercato di presentare, di discutere le evidenze empiriche attorno a due snodi argomentativi. Il primo riguarda l'impatto che l'integrazione europea ha avuto nelle direzioni di sviluppo del sistema mass mediale italiano nel corso degli anni 50 e qui la considerazione del punto di osservazione di alcuni dei principali attori del setto mass mediale dell'epoca consente innanzitutto di identificare nell'avvio dell'integrazione europea, in particolare nella nascita del mercato comune, uno snodo importante nel processo di transnazionalizzazione dello spazio di comunicazione mass mediale, con implicazioni piuttosto rilevanti anche sulle strategie di adattamento e di riposizionamento degli stessi mass media in una fase che sarà segnata dall'avvento della televisione. La televisione che si appresta a scalzare il cinema come principale mezzo di informazione giornalistico visivo e che ricercherà nell'integrazione europea un modo non solo per svolgere la funzione di supporto, diciamo, alla linea filogovernativa, filoeuropeista, ma anche per accreditarsi come un medium perfettamente inserito nel sistema giornalistico europeo, sfruttando le nuove opportunità date dall'internazionalizzazione dello spazio di comunicazione televisivo, gli accordi bilaterali, la diffusione dell'Eurovisione. Da questo punto di vista diretta televisiva dei trattati di Roma, della cerimonia dei trattati di Roma, avrà un ruolo molto importante, è uno dei primi eventi di politica internazionale che verrà trasmesso attraverso l'Eurovisione. Il secondo tema riguarda invece la risposta del sistema mass mediale nazionale al problema che è già stato affrontato in alcuni degli interventi precedenti, cioè il problema del consenso, come promuovere il supporto all'integrazione europea, che si ricollega naturalmente a un problema ben più ampio che quello della costruzione del consenso alle questioni della politica internazionale, qui rientra naturalmente anche la questione della guerra fredda, e un tema che nel campo della storia dell'integrazione europea ha un ruolo piuttosto importante alla luce del fatto che sempre stato percepito come un progetto elitario, poco potabile, diciamo, per il grande pubblico. Ecco, in realtà il problema dell'audience, diciamo così, di come rendere potabile l'integrazione europea per un pubblico non solo di nicchia, solo sono posti alcuni di questi impresari di Stato, diciamo così. I prodotti audiovisivi
ci consentono, da questo punto di vista, di cogliere alcuni elementi di continuità con il sistema di informazione giornalistica visiva dell'epoca fascista, soprattutto i cinegiornali. Qui troviamo degli elementi di continuità con l'enfasi celebrativa ed encomiastica dei documentari Luce, ricordati prima da Gianmarco. Troviamo i condizionamenti di un approccio europeista militante di matrice federalista e troviamo anche le caratteristiche di uno dei sistemi massmediali meno pluralisti dell'epoca, la RAI TV a guida democristiana, che non darà spazio alle voci critiche, ma che comunque si mostra ricettivo nei confronti del problema di come rendere potabile il tema dell'integrazione europea per un ampio pubblico. E questa è un po' la dinamica che ho cercato di tracciare, identificandola nel passaggio dalla propaganda all'intrattenimento. E qui la mia attenzione è stata richiamata su alcuni programmi di nicchia che però avevano l'ambizione di diventare di programmi, diciamo così, di intrattenimento. Sono trasmissioni televisive che furono lanciate subito dopo l'entrata in vigore dei Trattati di Roma, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, Teleuropa o Tempo Europeo, che sono programmi che si proponevano di conciliare l'approfondimento giornalistico con la domanda di intrattenimento del pubblico televisivo. E furono ispirati dai grandi programmi popolari di successo, Telemaci, Musichiere, La Show Raddoppia, che Umberto Eco poi avrebbe levato a veri e propri casi di studio per spiegare il boom televisivo dei suoi inizi. Sono trasmissioni che offrivano sia dei servizi di informazione giornalistica sui temi che riguardavano l'integrazione europea, sia giochi a premi con indovinelli musicali condotti da comici che all'epoca erano molto popolari. Venivano presentati come trasmissioni largamente informative e piacevoli a vedersi. Insomma, in conclusione, l'impatto sul grande pubblico, sebbene di difficile misurazione, non ci sono dei dati rispetto agli ascolti, sicuramente non è accostabile ai programmi che ho prima richiamato. Del resto neanche le centinaia di film documentari che furono commissionati alle sezioni comunitarie sono riusciti a conquistare i cuori e le menti dei cittadini europei. Però la rilevanza di queste fonti audiovisive consiste soprattutto sia per in qualche modo riflettere, come rifletteva anche Stefano, sul problema del mancato, diciamo così, sull'insuccesso di questi di alcuni prodotti audiovisivi pensati con finalità persuasive, propagandistiche, ma l'utilità principale è quella che riguarda la possibilità di ricostruire i processi di significazione politico-culturale, simbolica, e anche per cogliere il persistente impatto su processi di europeizzazione, processi che implicano una dimensione transnazionale, di fattori legati ai contesti locali. E questo mi sembra che il caso di studio dell'Italia, il caso in modo particolare, il modo in cui la televisione recepisce la questione di come promuovere e propagandare il processo di integrazione europea, sia un caso di studio abbastanza interessante. Grazie. Gabriele, grazie mille. Io ringrazio tutti quanti i partecipanti al panel. Li ringrazio veramente perché penso che se un giorno la Cisco diffonderà i risultati cronometrici di questi cantieri, noi saremo sicuramente sul podio perché siamo stati bravissimi. E a questo punto però passo la parola alla nostra graditissima ospite, se posso usare questo termine, cioè Alessia Cervini, che è la nostra discussant. Grazie. Grazie mille. Io ho seguito con davvero molto, molto interesse e anche molta curiosità le vostre relazioni. Ho imparato un sacco di cose, e, diciamo, però vorrei fare il ruolo della discussant invertendo un po' come l'ordine delle questioni che voi avete posto, nel senso che c'è, immagino anche volontariamente nella costruzione di questo panel, un convitato di pietra che è il cinema italiano, nel senso che al di là di qualche accenno al cinema documentario soprattutto, che certamente in quegli anni è stato molto importante, nelle vostre relazioni è mancato del tutto riferimento al cinema neorealista. Diciamo, quegli anni lì sono stati gli anni in cui il cinema italiano è stato il più grande cinema mondiale. Quindi vorrei, come dire, ribaltare la posizione, lo sguardo, il punto di vista e
diciamo, centrarmi, anche perché diciamo, è la cosa che conosco meglio, certamente, nell'esperienza italiana e vedere come, diciamo, come tutte le cose di cui avete voi parlato si possono, come dire, vedere anche al contrario, nel senso che probabilmente il cinema italiano tout court, non soltanto diciamo, il cinema di ispirazione cattolica, insomma, può rappresentare una terza via, nel senso che effettivamente, programmaticamente direi, il neorealismo, se è stato qualcosa, è stato esattamente, come dire, una risposta da un punto di vista linguistico. Ovviamente io porto qua il mio punto di vista, che è quello di, insomma, di una studiosa di cinema che guarda al cinema soprattutto da un punto di vista linguistico. E il neorealismo è stato tante cose, però certamente è stato, come dire, una risposta da una parte a un'egemonia culturale americana, soprattutto appunto da un punto di vista linguistico, cioè di come funziona il racconto cinematografico, no? Cioè fino all'arrivo del neorealismo, diciamo, il cinema mondiale, con l'eccezione su cui adesso tornerò, del cinema sovietico avanguardistico, funzionava, diciamo, in un certo modo, no? Diciamo, una forma prevalentemente narrativa lineare, montaggio trasparente, eccetera, eccetera. Cioè quel modo che il cinema americano aveva a tutti quanti insegnato. Beh, il neorealismo arriva esattamente programmaticamente per rompere con tutto questo, quindi diciamo per proporre un nuovo modo di fare cinema, il che ovviamente significa, implicava anche da un punto di vista politico, oltre che economico, ovviamente una serie di conseguenze, produttivo proprio. Cioè, questo cinema, il cinema a cui pensano i registi neorealisti, non si fa proprio più nello stesso modo. Non servono più gli stessi strumenti, non servono più gli studios, e quindi, ma non a caso gli americani nel dopoguerra infatti sfruttano Roma e lo possono fare perché c'è già stata, diciamo, l'esperienza neorealista come set, diciamo, pensate soltanto a Vacanze romane, no? E dall'altra parte però l'esperienza neorealista proprio, diciamo, in quel decennio di cui più o meno tutti vi siete occupati diventa anche sempre di più una risposta anche al cinema sovietico, che almeno, diciamo, dalla metà degli anni 30 in poi appunto si era allineato su una certa idea di realismo che non è certamente quella del neorealismo, o comunque, diciamo, non era unicamente quella cosa lì, insomma, ecco. Prima, appunto, nella prima relazione, quella di Stefano Pisu, si faceva riferimento proprio alle politiche culturali di Zdanov e anche molto cinema neorealista, anzi all'interno del neorealismo si consuma in quegli anni, insomma all'inizio degli anni 50, una divisione poi, diciamo, irreparabile fra coloro che in qualche modo vedevano ancora nel cinema sovietico un faro, come dire, un punto di riferimento sia pedagogico che linguistico, e coloro che invece sentivano l'esigenza di rompere definitivamente quel legame. Quindi anche rispetto a questo, per esempio, prima si diceva il cinema sovietico, si poneva una domanda, no? È così necessario per produrre consenso? È davvero, diciamo, una macchina di produzione del consenso? Forse da un punto di vista, diciamo, di quantità di pubblico a cui poi questi film riuscivano ad arrivare, forse no, però proprio facendo riferimento al film che è stato citato, Il giuramento, ricordo soltanto, cioè, che una rivista importante all'inizio degli anni 50, il Cinema Nuovo, diretta da Guido Aristarco, addirittura, come dire, a un certo punto sente l'esigenza di pubblicare un numero che si chiama Sciolti dal giuramento, per dire che forse, diciamo, con quel cinema sovietico si poteva, però parliamo, siamo nel 56, quindi vuol dire che fino a quel momento il cinema sovietico aveva avuto un certo peso, diciamo, nella produzione culturale italiana, forse certamente
più che della cultura di massa, però ecco, certamente sulle riviste non si parlava altro che di questo, e probabilmente anche, ecco, è una pagina importante, anche mi riferisco al cinema sovietico, perché anche di quello un po' mi sono occupata. Sono quelli, anche quelli gli anni in cui si traducono i classici della teoria cinematografica sovietica, tutti gli scritti di Pudovkin, i primi scritti che uscivano di Eisenstein e di Davchenko arrivano in Italia in quegli anni, insomma. Però a me quello che interessava, cioè che mi interesserebbe discutere con voi, è proprio questa ipotesi, diciamo, che vi lancio là, e se provassimo, come dire, a rileggere quella pagina, non è certamente un tentativo originale, insomma, è già stato fatto, però a partire dal cinema, che non soltanto si produce in Italia, come dire, ma che è pensato in Italia, no? E che davvero, cioè, ci ha reso la più grande cinematografia mondiale in quegli anni. E lì forse quelle opposizioni reggono poco, stranamente, incredibilmente. Non so appunto se voi siete d'accordo, se potete, però mi sembra che il cinema italiano, il cinema che si fa in Italia, a partire dal 1943, cioè diciamo dall'anno in cui si dice che gli storici dicono che è nato il neorealismo, scusatemi, ossessione, sì? Mi dispiace interromperla, però abbiamo okay, al massimo altri 4 minuti, poi dobbiamo assolutamente chiudere. Posso interrompere qua, perché in fondo, diciamo, era quello che volevo porre alla discussione, se ci può essere. Questo 4 minuti, perché poi devo far iniziare il panel successivo. Prego, mi dispiace, prego, davvero, scusatemi. Mi taccio subito. Beh, allora a questo punto, come dire, l'intervento di Giulio, come dire, io alzo le mani di fronte a Giulio che controlla la situazione, e ringrazio tutti i partecipanti a questo panel. Quindi siamo tutti col fiatone, però speriamo che, nonostante il fiatone, come dire, gli argomenti trattati siano stati interessanti, e questo sia, come dire, un punto di partenza per un utilizzo, come dire, ancora più approfondito, ancora più articolato del cinema come fonte per lo studio della storia contemporanea, e nel caso specifico della storia della Guerra Fredda nel contesto italiano. Quindi io, per conto mio, vi saluto, vi ringrazio tutti quanti, saluto tutti gli amici del panel e tutti quelli che si sono uniti a noi in questo primo pomeriggio. Grazie. Grazie. A me dispiace davvero, se volete c'è tempo per una breve risposta, io non voglio interrompere nessuno, però purtroppo cioè, adesso ci dovrebbero essere 5 minuti di pausa, poi dobbiamo riprendere, però... Giulio, tu non hai colpe, non ti preoccupare, è nelle regole del gioco, lo sapevamo fin dall'inizio. Ok, è stato tutto molto interessante, comunque davvero vi faccio i complimenti. Allora, rimuovo i permessi di co-host a voi ormai ex panelist, e intanto comunico a quelli del successivo che dovrebbero essere già tutti co-host, se non sbaglio, manca soltanto il professor Frucci, che non mi sembra di aver visto entrare, ma credo arriverà. Iniziamo alle 16:15, se riusciamo a essere puntuali, così insomma cerchiamo di rimanere in tempo, perché davvero il tempo è tiranno. Se nel frattempo ci sono domande, cose, ascolto eventuali. Tanto posso anche mettere in pausa la registrazione, giustamente.